Giornata Mondiale dell'Acqua, iniziativa Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento. In realtà l'acqua la troviamo anche in tanti altri di quei. Oggi celebriamo la Giornata Mondiale dell'Acqua, ringraziamo l'Università, il Polo Universitario di Agrigento per averci ospitato in questa splendida location, ma anche per averci dato l'opportunità di avere tra i relatori docenti universitari di elevato spessore. Unitamente ai patrocini che abbiamo ricevuto dalla Rete delle Professioni Tecniche, noi oggi riteniamo che sia importante dare un'opportunità di formazione ed informazione ai nostri giovani studenti sul tema dell'acqua, che è un tema che fa parte integrante della nostra vita, e di darla sottolineando quanto l'acqua sia un bene prezioso, quanto sia rara oggi come risorsa e in quanto tale quali sono i costi monetari e sociali che essa comporta. Oggi celebriamo questo tema dell'acqua con un nostro impegno preciso come progettisti e unitamente alla scuola Leonardo che ha organizzato e con la quale abbiamo avviato tutta una serie di iniziative formative proprio su questi temi dell'acqua, della rigenerazione, della sostenibilità, che sono al centro di una progettazione accorta. Ci sono delle problematiche climatiche, su quelle diciamo poco possiamo incidere, ma sicuramente possiamo incidere con una qualità del progetto sulle possibilità di utilizzare l'acqua che abbiamo, questo bene prezioso, nei modi migliori. È comunque un momento, e inoltre un momento oggi per me di grande, per me, per il professore Gianfranco Tuzzolino, presidente del Polo Territoriale, per tutta Unipa, l'Ateneo di Palermo, un tema centrale, un momento molto importante per la formazione, cosa sulla quale ci stiamo spendendo molto in questo intreccio assoluto con le scuole di ogni ordine e grado, a partire dall'elementare, l'università è l'ultimo livello di formazione, siamo insieme e quindi sono molto contenta di questa missione formativa che devono formare le generazioni future che potranno vivere meglio, utilizzare meglio il nostro territorio e il nostro patrimonio che forse abbiamo un po' trascurato nel secolo scorso. Per la Giornata Mondiale dell'Acqua ringrazio la dottoressa Patrizia Pilato, dirigente del Liceo Leonardo, per aver organizzato questo importante convegno rivolto ai ragazzi e agli studenti proprio sul tema dell'acqua. Io ho parlato dell'acqua nella storia portando l'esempio degli acquedotti feaci al Giardino della Colimbetra, di quanto sia importante questo elemento per noi, per il mantenimento di un luogo straordinario, quindi un giardino di agrumi coltivato in quella che era la peschiera, identificata la peschiera di 2500 anni fa. Siamo come Rete delle Professioni Tecniche, come Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Agrigento, e ben lieti di aver accolto l'invito della dirigente scolastica del Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento, la professoressa Patrizia Pilato, perché ha dato modo di approfondire con chi è veramente l'attore del territorio, con i nostri ragazzi, con i tavoli tecnici, con l'università, per parlare di una tematica sempre più importante legata anche a un altro evento particolare, che è quello dei cambiamenti climatici. Quindi acqua, agricoltura, la parte appunto geologica, la nuova ingegneria, tutto correlato a quello che stiamo vivendo quotidianamente del cambiamento climatico, per nuovi spunti e per approfondimenti su questo importante tema.